Zio Lucia, ma tu non hai mai pianto? Come no? Quando sei nato tu, ad esempio. Mamma mia, quanto pianto. Ma io intendo dire, sei mai stato triste al punto di piangere? Qualche anno fa, quando hanno eletto quel presidente del consiglio. Oggi il funerale di Alfredi, a guardare te sembra che non sia successo nulla. Sergio. Quasi non te ne importasse. Sergio, io ero lì quando siete nati. Ero con tuo padre quella notte in cui ti stavamo perdendo per la febbre. E quando Alfredo ebbe l'incidente col motorino. E lui era a casa mia al suo primo filone a scuola. Eppure tu. E così anche il giorno del suo divorzio e della vostra laurea in filosofia. Vi ho visti bambini, ragazzini. Poi siete tornati da me coi peli in faccia. Siete morti e rinati mille volte sotto i miei occhi. E io ho pensato mille volte, questi sono i miei vecchi, nuovi nipoti. E ora guardati, le rughe in faccia che mi provochi ancora come facevi da bambino solo perché vuoi che io ti sveli il segreto della vita e del sorriso. E tu perché non me lo sveli? Perché è un segreto. Ma non è il mio segreto, Sergio. Ne siamo tutti custodi. E poi perché ci siamo sempre capiti al volo, io e te. Lasciamola agli altri le facce da funerale.